Furono proprio i carabinieri siciliani a donare il più grande tributo di sangue durante la Grande Guerra. Il più alto numero di caduti per la difesa della patria si contò proprio tra le file dei carabinieri di stanza in Sicilia, così come fu alto anche il costo di morti fra tutti i soldati siciliani. Oltre 65.000 militi caduti durante la Prima Guerra Mondiale tra le file di esercito, marina, carabinieri e tutte le armi coinvolte nel primo grande conflitto mondiale. Così la decisione del generale in quiescenza Michele Di Martino di portare a Messina il museo itinerante sulla partecipazione dell'Arma dei Carabinieri durante la Grande Guerra. Idea immediatamente sposata ed anzi ampliata dal generale di Corpo d'Armata Luigi Robusto, comandante del Comando Interregionale Carabinieri Culquaber, che annuncia che i locali in cui oggi è ospitata la mostra itinerante del generale Di Martino saranno adibiti a mostra definitiva. Sì, infatti l'impegno dell'Arma nella Prima Guerra Mondiale è stato sia sul fronte che nelle retrovie, e diciamo che questo è un compito che è rimasto ancora oggi, quello di polizia militare, quello di controspionaggio, di controllo di tutte quelle attività che sul fronte semmai tra virgolette sfuggono. È necessario, perché poi sono il supporto più importante per le attività che si conducono sul campo. Un impegno che c'è sempre stato, quindi che si rinnova in un momento bellico importante, qual è quello della Prima Guerra Mondiale, che segna un po' lo spartiacque tra quelle che erano state le guerre convenzionali di un tempo e quelle invece che sono le guerre ancora di oggi, con un tributo di sangue elevatissimo. Leggevo, lo dico con umiltà, che questo contributo è stato fortissimo proprio qui in Sicilia. Quasi il 9% dei morti, di tutti i morti, si parla di milioni di morti, è siciliano. La mostra è stata inaugurata stamane alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose, assente però il sindaco De Luca. La cerimonia del taglio del nastro è stata preceduta da una narrazione storica delle vicende che videro coinvolta l'Arma dei Carabinieri, divisa su due fronti distinti durante la Prima Guerra Mondiale, il fronte esterno e il fronte interno. Quello più delicato, senza dubbio, il secondo, chiamata come fu l'arma a fronteggiare le attività di intelligence e combattere ed arginare i casi di codardia, di sfattismo e di polizia militare. Relatori della conferenza di apertura, svoltasi di fronte ad un inaspettato e folto pubblico, sono stati il colonnello Giuseppe Castello, del comando interregionale Culquaber, Vincenzo Caruso, docente storico e direttore del Museo Storico di Forte Cavalli, generale in quiescenza Michele Di Martino, presidente regionale dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Sicilia. Una mostra dettagliata ed emozionante, impreziosita di cimeli storici, rari, frutto della pazienza e dell'amore per l'arma da parte del generale Di Martino, che li ha cercati, trovati ed inseriti in un insieme che restituisce integro lo sforzo bellico dell'Arma dei Carabinieri durante la Prima Guerra Mondiale. Un percorso impregnato di storia, di coraggio, di sacrificio, che dona all'arma storica dei Carabinieri una luce fatta di uomini dediti a conquistare la pace difendendo la patria. Concetti questi basilari che devono essere trasferiti integri ai giovani, ma per fare questo, come ha detto il generale Luigi Robusto, bisognerebbe prima farli ben comprendere ai loro genitori. Come reagiscono i giovani alla storia dell'arma e soprattutto al sentimento della patria? È una parola che si è un po' persa, penso, se non è valorizzata come dovrebbe essere. I giovani risentono dell'educazione che ricevono dai genitori. Risentono di un sentire che sicuramente io penso sia di per sé stesso ispirato a questi valori, devono essere guidati, e in questo senso io sono più per essere attento sugli adulti che sui giovani. L'adulto deve dare educazione ai giovani, ma deve dare l'esempio, e dando l'esempio si può anche guidare un giovane a rispettare e onorare la storia. Dopodiché, se questa educazione non c'è, se questo esempio non c'è, viene a mancare, il giovane può cercarselo da solo, ma potrebbe anche deviare e non avere di questi riferimenti. La mostra è ospitata oggi nei locali del Circolo Ufficiali della Caserma Bonsignore in via Concezione numero 11, sarà aperta al pubblico e visitabile gratuitamente dal 20 al 29 settembre, dalle 9.30 alle 13 e dalle 16 alle 18. Sabato e festivi l'apertura sarà invece solo al mattino, dalle 9.30 alle 13. È già stata esposta con successo a Roma, Milano e Napoli, rientrante nel programma ufficiale delle commemorazioni del centenario del primo conflitto mondiale.